naturalmente non è che si può generalizzare, però detto in soldoni, più sono bravi, più sono, cioè, poi bisogna distinguere tra il primatore e il grande attore. Il primatore si fa rispettare e il grande attore si fa amare. Marcello, comunque, quello che diceva del primo giorno di riprese, che mi meravigliò, aveva l'atteggiamento con il regista, questo per un attore uomo, alle volte è molto dura la competizione sulla volitività del regista. E Marcello invece, complice mio, come fosse come me, non dico ai primi passi, però insomma, avrei vinto il David quell'anno, però insomma, come uno scolaretto, anche pronto a fare le marachelle alle spalle del regista, e questa era un'altra cosa divertentissima, perché diventava bambino sul set. Il vero attore, ci pagano per giocare. Quindi, cioè, non vorrei dire tanto di più, perché dopo sento del pontifica, poi è la mia opinione, quindi... dobbiamo pontificare. Però io ho riscontrato nelle persone che ho incontrato quanto più sei allora c'è lo spettacolo e c'è il teatro, sono due cose che secondo me sono diverse. La maggior parte di noi, cioè nel 95% della carriera o dell'anno, fa spettacolo. Lo spettacolo è come un buon ristorante, secondo me, cioè tu vai, ottieni un servizio, paghi e sei contento o scontento del servizio. Quindi tu dici, ma quel piatto non era buono, questo non mi è piaciuto, era troppo salato. Poi quando vai a vedere uno spettacolo e dici, quella scena mi è piaciuta, l'attore di qua era molto bravo, quell'altro non mi è piaciuto, eccetera, eccetera. Ed è una roba legittima, la cui più grande manifestazione, secondo me, è il musical. Cioè, dove tu vai c'è uno standard, e cioè, sono dei fondamentali, come in tutti i mestieri, sotto quella linea lì non va, non devi andare, anzi loro partono da quella linea e stanno in su. Poi invece il teatro, secondo me, è una funzione, non è un servizio, cioè è un qualcosa che si fa tutti insieme, ci si costituisce come comunità narrante, all'inizio la gente entra ed è separata, sono separati gli uni dagli altri, ognuno nella sua bolla, c'ha i cavoli suoi, la bolletta che è arrivata, Equitalia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, grazie a uno delegato che è l'attore, se lo sa fare, se sa fare il piffera di Hamlin, comincia a spaccare le bolle, e diventano 2, 3, 7, finché la gente ha un respiro comune, letteralmente respirano tutti insieme e vivono tutti insieme e collaborano all'avvenimento, come un po' succede nella tragedia greca, no? Dove c'era il problema delle faide ad Atene e Eschilo ha scritto l'Orestea. Nel finale dell'Orestea finisce l'era delle faide e diventa l'era del tribunale, dove le questioni non si risolvono ammazzandosi gli uni con gli altri. L'attore, il grande attore, diventa secondo me tutt'uno con quello che fa, tanto che poi in qualche modo se gli domandi ma tu chi sei fa un po' fatica, perché è come se diventasse una camera d'albergo, una pensione, a volte un grande albergo, a volte un piccolo albergo, a volte un alberghetto, e ospita degli sconosciuti. 144 film, quante persone avrà ospitato nel suo albergo? Il seduttore, l'impotente, eccetera, 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 il papà di Piera. E quindi il problema qual è? Che dopo ogni ospitata, l'ospite se ne va, ma dimentica qualcosa. Una forcina, un calzino sotto il letto. Dopo 40 anni di carriera, a quei livelli lì, la stanza c'è piena di roba, quasi quasi non c'entri più nemmeno tu, no? Quindi cosa succede? Allora, letteralmente l'attore, se lo fa così, se non fa l'attore ma lo è, che è un po' diverso, che è come dice Grotowski, no? Dice, io ora ho lavorato con Gianrico Tedeschi,
questo signore ha 96 anni. Era quello che sul palco correva più di tutti. Lì ho imparato che cosa significa non avere più passato e non avere più futuro.